Gentili telespettatori, ben trovati. Sono le 8:20 del mattino e questo è di Pre-News. Dopo spero che abbiate fatto anche voi un'ottima colazione dei campioni. Ed è il momento di collegarci oggi con un ospite davvero speciale, cioè con colei che ha creato di fatto un genere in internet, cioè il genere delle girls, delle sensual girls. In live su Instagram in particolare. Avete già capito di chi si tratta? Vediamo subito se è già collegata. Vediamo, gli diamo il buongiorno come a uno mattina. Vediamo subito. Avete già capito chi è perché nasce con lei il genere. Ed è giusto che questo venga ricordato perché nessuno dice un cazzo, nessuno, visto che chiudono i social, nessuno riconosce le cose, è giusto che. Eccolo qua il documento stupendo, eccola qua, facciamo un applauso. Ciao a tutti! Ecco qua, un applauso a lei e a tutti e ai suoi amici, prendi. E lei è Jessica, ecco lei che ha inventato, con lei è nato il genere artistico delle ragazze sensuali, delle ragazze che si esibiscono, delle ragazze che provocano su Instagram. Ciao Jessica, e Ciao allora, Marco! ecco. Nel momento del Covid. Esatto, e sei la prima in assoluto, sei la prima in assoluto perché lo ricordiamo, eri proprio da sola tu, cioè da sola tu a fare questo. L'unico merito fu quello di vederti e di dire andiamo in là, cioè praticamente, anzi già lo facevi, praticamente insomma, il mio merito è stato quello di essere il primo a capire l'importanza di quello che stavi facendo. E Esatto. questo perché essendo io un critico, giusto, ho capito subito. Poi ti hanno copiato tutte. È bravissimo. E dopo tutti hanno fatto uguale. Tutto Poi uguale, abbiamo uguale. nato e tutti si sono dimenticati della Poi base. cosa è successo? A un certo punto hanno chiuso il profilo ufficiale alla Jessica, hanno chiuso, e questo è un qualcosa che io veramente vorrei impegnarmi a portarlo in sede giudiziaria perché comunque uno investe tempo e denaro, quindi porta soldi a questi social che poi non possono chiudere dei profili che non hanno di fatto, che non violano le regole, perché violare le regole significa fare ben altre cose, quindi, ma Esatto. solo perché è la ragazza che ha creato questo e quindi era scomoda, parliamoci chiaro, questo è il motivo. Però Jessica rimane storicamente che sei tu quella che ha inventato il genere. E di Esatto. fatto. Anche direi su anche. E Ciccio Sugo, esatto, fu anche lui, giusto, il professor Ciccio Sugo, fu appunto lui che aveva capito, e infatti faceva i complimenti già a questa cosa. E Jessica, comunque, resta il fatto, Eric, tu. e Eric già lo sai. Allo, pazzo, tutti quanti. Ecco, poi bravissimo. Il rafforzamento della cosa fu con un altro grandissimo. Che mi ricordo bene, che è il cavallo pazzo, che diede una configurazione. E infatti i momenti più belli erano proprio quelli. C'è da dire, però, Jessica, che tu sei infungibile, cioè sei inimitabile in quello che fai, e voglio dire, cioè, voglio dire, se tu pensate, hanno dovuto chiudere il profilo per impedirti ma ti rendi conto, l'oscenità, è un po' come quando bruciavano i quadri del Savonarola in piazza, cioè. Però intanto questo è un video che devo andare su YouTube assolutamente perché voglio far vedere la ragazza che ha creato il genere. Jessica, Però quindi. sono stata l'unica che ho preso le colpe. Ti ricordi? Ti ricordi? Ecco, ci vuoi dire questo? Ci vuoi parlare di questo? Ci vuoi parlare di questo La prima aspetto? che ho dato è l'unica che si è presa le colpe con le tue dirette che tipo mi hanno fatto casini, che mi hanno fatto di tutto e di più. L'unica, l'unica. Esatto, insulti costanti e cose che. Ecco. Pulizie. Dillo pure quello che ti scrivevano le varie cose. Beh, di tutto, anche quando tipo è successo della storia della polizia, che mi hanno detto che contatti, cosa è successo con Dipre, cose così. Ah, bravissimo. Allora, pensate, quando io sono stato per un po' in quattro diversi. Alberghi di prima classe, di quinta classe, quando ero in carcere in Germania, hanno chiamato lei, hanno rotto il cazzo a lei, pensate, solo perché appunto si ricordavano delle dirette, Grazie. e
Ecco, però comunque io vorrei che gli storici di internet, gli storici, i ragazzi, lo ricordassero questo, perché veramente il genere nasce con lei e non c'era nessuno che lo faceva prima, nessuno. Beh, guarda che i primi che ci seguivano sulle prime dirette sono ancora qua che mi seguono, che mi hanno sempre seguito. Esatto, e solo guarda caso veri di Presti. Comunque i numeri che facevamo lì non li ha più fatti nessuno, No, perché esatto. era proprio una cosa, però devo dire che tu eri clamorosa dalla tua stanza con i tuoi graffiti artistici Ricordi? stupendi, ecco. Della Madonna protettrice. E poi la tua sensualità, la tua bellezza, cioè la Jessica, ragazzi, adesso guardate da lì, è pronta, cioè, è lì col suo maglione, ma ragazzi, voi non, cioè, sapete già di cosa stiamo parlando, ma tanto già lo sai, come dice. Ecco. Esatto. E adesso tu vai in posta. Io se devo andare all'ufficio postale, per questo mi sono. Vai. E comunque, Jessica, facciamo così, guarda, allora, io ti chiedo questo, facciamo una cosa di questo tipo, il video lo chiudiamo perché è bello che sia, ricordo che tutti gli amici di Jessica sono tutti di Praisti, tutti, cioè, lo si vede, quindi, Jessica, ti chiedo questo, guarda, per YouTube, perché questo video che andrà sul primo canale, guardate quanto è bella Jessica. Jessica, anche senza toglierti nulla, qual è un gesto che tu puoi fare con la lingua? Qual è un gesto che tu puoi fare per... Ah, adesso ho capito! Oh mamma, che storia! La prima volta, la prima nostra diretta, quella del piercing, questa. Ragazzi, guardate, c'è... Madonna... Cazzo, quei video vanno tutti recuperati comunque. Perché Per guarda forza, che. per forza, per Perché forza. Ti ricordo anche secondo la me. doccia, che avevo fatto la doccia con la mia amica, ti ricordi? In diretta. Esatto. Ma guarda che attenzione, tu non solo sei la base di Instagram di quel tipo lì, ma sei alla base anche di OnlyFans. Perché OnlyFans ebbe uno sviluppo accelerato in Italia, come sono dopo te. In una settimana mi avevano dato il verificato, in una settimana, cioè ero in una settimana al 1,5 di percentuale tipo dei primi su OnlyFans, 1,5 in una settimana. Ah, esatto. E si parla questo di quanto? Di un anno e mezzo fa circa. Novembre scorso, a Novembre gennaio scorso. avevo fatto 1, cioè dicembre avevo fatto 1,5. Ecco, pensate che oggi come oggi, cioè non solo Jessica ha dovuto sopportare tutte queste cose perché veramente tiravano tutti anche, mi ricordo anche, ma guarda cosa fa qui dietro. Adesso cioè praticamente immaginate i numeri che avrebbe se non le avessero chiuso il profilo. Cioè, capite dove purtroppo i social mistificano il valore di chi cazzo sono gli altri influencer? No, quelli non sono, cioè, capisci il problema? È un problema che va affrontato perché è giusto che questo gruppo di internet deve in qualche modo, perché tu porti soldi alla società, dei social, capito? Quindi, comunque, è vero, la gente che segue sono tutti i previsti, però ripeto, video che andrà su YouTube, dove sul primo canale, per questa è storia. Ripeto, state guardando la ragazza che ha creato, la star che ha creato, il genere. Con Jordan Jeffrey Baby, il tuo figliolo, te lo ricordi? E anche, guarda, comunque è impressionante anche lui perseguitato ingiustamente, anche lui, praticamente uno dei rapper più potenti, ma io non ho parole, cioè non ho parole veramente, ragazzi, non fanno mai un cazzo ai quattro che appaiono sempre, figa, e io mi, cioè, però, Però? Jessica, cioè, c'è da dire che la storia non si cancella, non si cancella, e chiedo proprio agli storici del dipreismo, agli storici, di scrivere queste cose, di scriverle, perché sarebbero da mettere su Wikipedia, sarebbe qua, altro che le puttanate che mettono su le cazzate, perché i numeri che fa, c'erano migliaia di telespettatori ogni volta.
Comunque, Jessica, allora a questo punto, affinché il video poi così la gente lo guarda, non è troppo lungo, guardate quanto è bella ancora Jessica. Jessica, fallo ancora per noi, ti chiedo per 30 secondi, io così bisogna fare, perché comunque, Jessica, per 30 secondi, Ho capito. incantaci con la tua Jessica, per 30 secondi, Lui fai ama quello il che mio piercing, è innamorato del mio piercing. cazzo, Bello ragazzi. Mamma mia, Jessica, 30 secondi, vado, uno, Dai! due, Sì, dai. aspetta perché il mio amico mi guarda, mi vergogno. Aspetta. Ah, beh, è lì famiglia, però insomma, dai, 30 secondi, Jessica, uno, Dai, smettila, che scemo. sei. Ancora una volta, Jessica, ancora una volta ti prego, guarda, lo fa per me, ragazzi, lo fa per me, per tutti. Dai, smettila. Aspetta, perché lui continua a Sì. Beh, girarsi, mi dà dai, fastidio. ragazzi, ma vedete che. Aspetta, che devo fare una cosa importante per il dipreismo prima. Hai capito? Sì, esatto. Ops. Allora, intanto. Guarda che tra poco è il mio compleanno, eh. Ricordaci qual è il tuo compleanno esattamente, però Sembra. ecco, però tesoro, ok, perfetto. Vabbè, allora tesoro, facciamo subito questa cosa stupenda. Allora, Aspetta, ma posso andare di qua perché mi dà fastidio che... Permesso? Aspetta, perché sennò lui tipo continuava a che... cazzo, che carica, che grinta, è la Ibrahimovic del set. No, dai, figa, ragazzi, avete capito perché vinceva su tutto? Avete capito perché vinceva su E aspetta, e ricordati, ti ricordi tipo le foto che tu mi mandavi delle tue esuberanti ball? Cioè, io, guardate, ragazzi, io sono impazzito perché lei effettivamente dà più importanza, diciamo, alle palle che al cazzo. È vero o no? Quindi, no, è vero, cioè lei era rimasta. Jessica, comunque dico una cosa, salvo subito questa live, Sì. la salvo subito perché è troppo storica, importante. Aspetta, è arrivato un fax, anche, vorrei dare un fax, un secondo. Ah, giusto. Sei in ufficio tu adesso. Ok, voglio condividere questo grandissimo video storico con il cavallo pazzo in particolare, perché Sei tu quello pazzo, mi ha scritto che ci vediamo magari un weekend a Milano. con la sua canzone. Jessica, e l'ultima cosa che ti chiedo ancora, sai che sono un maniaco, quindi ricorda solo le foto che ti mandavo, di cos'erano, di cosa parlavano. E Le foto basta, poi che ti dico. mi chiamavi alle 3 alle 4 di mattina dopo che mi chiamavi per raccontarmi le nostre cose, le tue ball alle 4 Cioè di le tue tesoro, dillo pure in italano, le mattina. tue. No, non posso perché sennò banano tutto. Esatto, questo. Avete capito insomma le balls cosa sono, ecco. Mi mandavano le ball del toro suo, assurdo, assurdo, cose che voi Basta, comunicate impazzisco. vedere, solo chi ha il numero di Andrea di Pre può vedere nelle storie sue di WhatsApp. Guardate, vi dico una cosa, ragazzi, Jessica è la Jessica, è la creatrice, è la star, e va bene, video che adesso verrà messo al sicuro sui social dove non ci bannano. Tesoro, grazie ancora, il tuo piercing è storia, la tua bellezza è storia, la tua aura, e ricordate, è verita, e come il mio grande mito, come il grande mito Maniero, ecco, noi, davanti, da, davanti, cioè, ricordate che chi ha fatto del male alla Jessica, ok? E anche al sottoscritto, ma lei in particolare, davanti non contate un cazzo, non contate un cazzo, e state attenti perché sapete come Maniero faceva quando gli toccavano gli schei, ok? Davanti agli schei, voi che cazzo con te, giusto? Giusto, Esatto. davanti a te, cazzo con te. Jessica Tesoro, grazie, stupenda, però avete visto che brivido, che bellezza. Mettiamo subito nel cavò di Preista questa live per la biblioteca di Preista. Grazie ancora. Ciao amore, ci vediamo presto. Grazie, che regalo stupendo. Ciao 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 ciao. Ciao, grazie da stare, vi saluto, questo è di Pre.
per il mattino. Oh, minchia, sangue dappertutto, come mai? Che strano. Vabbè, ciao ciao. Ciao. Ciao, grazie.